Due ore di ritardo per Matteo Renzi a Catania al Teatro Brancati, problemi nell'atterraggio a Fontanarossa per colpa della presenza di un ultraleggero in pista, furbo e nel suo stile. Il sindaco di Firenze riesce a cogliere di sorpresa la bolgia di giornalisti e cameraman che lo attendevano e sale sul palco e prende il microfono evitando le domande di rito della stampa. Perché noi vogliamo trasformare le primarie da un dibattito sulla simpatia, più bravo Bersani, più bravo Renzi, più bravo Vendola o gli altri, a un dibattito, a un referendum sul futuro. Ve la dico così: in questi anni la politica ha umiliato e ucciso il futuro. È una cascata Renzi per la sua prima tappa nell'isola in vista del tour programmato per la campagna elettorale per le primarie del Partito Democratico ed è sui costi della politica, questa volta quella di Palazzo d'Orléans, che affonda il coltello. Com'è possibile che un parlamentare regionale in Sicilia prenda 16.000 euro e abbia il cosiddetto vitalizio quando noi dobbiamo andare a toccare i drammi di una regione, ma non soltanto di questa regione, che vive una disoccupazione giovanile allucinante, che vive una situazione nelle pensioni che è imbarazzante e vale per tutta Italia. Io sono d'accordo sul fatto che si debba riformare le pensioni, ma come fai a riformare le pensioni se chi è in Parlamento nei consigli regionali non dà l'esempio rinunciando alla propria doppia pensione che deriva semplicemente dall'incarico politico? Inizia a dire faccio un passo indietro io. Ma questo che cos'è? È demagogia? Lui si dice questo è demagogia. No, signori, è buon senso, non è demagogia. E su questa scia continua il monologo del leader dei rottamatori del PD, riportando le sue idee nella terra della Trinacria e correlandole al voto di domenica per la scelta del nuovo presidente della regione. Io credo e penso che queste primarie possano essere anche una risposta a ciò che è accaduto in Sicilia la settimana scorsa. Tutti noi sappiamo che ciò che è accaduto nella vostra meravigliosa terra non riguarda soltanto la Sicilia. Ci sono delle peculiarità dell'isola, nessuno le mette in discussione, ma c'è anche e direi soprattutto la stanchezza degli italiani verso un sistema politico che ha già dato tutto quello che doveva dare. Quando noi diciamo rottamazione, non intendiamo dire che gli anziani non servono più, come qualcuno vuol far credere in modo, vorrei dire, anche un po' violento. Noi non ce ne abbiamo con gli anziani, si può essere giovani a 80 anni e vecchi a 20. Noi non ce ne abbiamo con, ce l'abbiamo con quelli che da 20 anni stanno fermi nelle stanze del potere e stanno asserragliati sulle loro poltrone. È pieno in ogni ordine di posto il Teatro Brancati. Tra i presenti si riconosce Andrea Vecchio, ex assessore di Raffaele Lombardo, che commenta. Io sono d'accordo sul fatto di rottamare le idee vecchie, non le persone vecchie, le idee vecchie. Il fatto che una persona abbia fatto 3, 4, 5 legislature può essere vecchio anche dopo la prima legislatura, questo non significa, ma credo che anche lui voglia dire questo. Non è mancata infine l'ironia sul palco del Teatro Brancati. Sei un ragazzino, sei un bimbetto, partono le considerazioni anagrafiche, perché chi di anagrafe ferisce, di anagrafe perisce. Allora io, siccome penso che si debba anche saper sorridere, che non si debba prenderci troppo sul serio, vi presento la mia biografia. Matteo Renzi, portato il vice sindaco. La smetti, sì, ora glielo dico. Gli ho dato la delega ai boschi. Sono tanto giovane. Sono così giovane che per tagliare i costi della politica devo usare ancora le forbici con la punta arrotondata. Bersani ha fallito. Berlusconi ha fallito. Chi non fallisce mai? Spider-Man. Sì, glielo dico. E basta, ma è stufato. Stupido, credi, 100 volte. No, scherzavo.
bisogna ricostruire il paese. Come ricostruire io il mio paese? Con i Lego. Salve, sono Matteo Renzi. Vorrei tanto candidarmi alle primarie, solo che al pomeriggio c'ho judo. Oggi pomeriggio non c'era judo.